Alla kermesse parigina i tedeschi sicuramente non si fanno trovare impreparati. Più nello specifico, Mercedes-Benz presenta proprio qui, al Salone dell'Auto di Parigi, tre novità davvero importanti. La prima, forse la più emozionante, è la nuova Mercedes AMG A35, una nuova variante della più pepata compatta della Stella 3 punte, che presenta un motore meno potente rispetto alla A45, dunque più abbordabile e più gestibile. Il motore, facciamo subito che darvi il dato, è un 2000 turbo benzina da 306 cavalli, che dunque per 4,55 m di lunghezza di questa vettura non sono davvero pochi. Colgo l'occasione subito per farvi vedere il design degli esterni in questa colorazione bitono blu metallizzato, davvero molto elegante, che si sposa bene con questi dettagli in bronzo dei cerchioni e dello stencil che percorre tutta la portiera. Davvero un buon mix tra sportività ed eleganza. E vediamo anche subito il posteriore con un grande estrattore, quindi un estrattore di dimensioni generose, che ospita due terminali di scarico cromati ovali. Dunque, davvero molto sportivo questo posteriore per quanto riguarda la nuova classe A, che come possiamo vedere è subito molto richiesta da tanti appassionati. Ve la facciamo vedere anche nel frontale, dove possiamo vedere anche i proiettori ottici LED e anche i nuovi paraurti dedicati con prese d'aria dedicate, davvero molto sportivo. Anche qua vediamo un mistello nella parte inferiore del paraurti a contrasto, e crea davvero un'anima racing. Molti dettagli richiamano anche il vecchio modello della classe A, ovviamente in chiave moderna. Vi ricordiamo che questo è un video in diretta, quindi se avete qualsiasi tipo di domanda noi possiamo provare a rispondere, e nel caso in cui non doveste riuscire a vedere il video in diretta potrete comunque scriverci nei commenti qui sotto e noi cercheremo di rispondervi al più presto. Ripeto, il motore è un 2 litri turbo benzina da 306 cavalli con ben 400 Nm di coppia. Possiamo far vedere anche il posteriore, tanto che ci siamo, con questo enorme alettone che sicuramente sottolinea l'anima sportiva della compatta, che ricordo è una versione molto più accessibile rispetto alla 45, che quest'anno probabilmente supererà i 400 cavalli, e dunque con 306 cavalli si posiziona in una fetta di mercato che comprende anche la S3, la Golf R, possiamo vedere, in questo momento è stata accesa, fari full LED, ripeto, e leggiamo anche subito la scritta Turbo 4MATIC che troviamo sulla parte laterale della vettura. Ci chiedono se gli interni sono variati. Sì, effettivamente gli interni sono variati, e vi facciamo vedere subito il volante, che presenta due dettagli fondamentali, che sono questi due selettori con cui si possono settare diverse modalità di guida. Oltretutto, come sulla nuova classe A, vediamo il sistema MBUX, Mercedes-Benz User Experience, e soprattutto, guardate che capolavoro, questi nuovi sedili AMG
in pelle Alcantara che riprendono i colori dell'esterno con contrasti blu e grigi, davvero a sottolineare un'anima racing. Saliamo a bordo per farvi vedere. Sedili oltretutto sono davvero molto ben contenitivi. Sfortunatamente in questo momento il quadro è spento, però possiamo ved farvi vedere queste grandi palette che troviamo dietro al volante, solidali con solidali con il volante, dunque si muovono insieme al movimento del volante, e attraverso questi tasti che troviamo nella parte inferiore si possono scegliere diverse modalità di guida. Adesso vediamo anche la plancia, che è caratterizzata in questo momento da una livrea con firma AMG. E scendiamo per farvi vedere anche la parte posteriore. Oltretutto, con il selettore delle modalità di guida si potrà scegliere fino a 5 modalità, dunque dalle modalità più meno invasive fino alla modalità Sport Plus, che sicuramente sprigiona la vera anima di questa vettura. Oltretutto, sulla nuova classe A AMG debutta un nuovo sistema denominato AMG Dynamics, che migliora sicuramente molto la guidabilità nelle curve, perché diciamo che influisce sull'impianto frenante pinzando ogni singola curva, quindi aiuta davvero tanto nei tornanti più stretti e nelle curve più impegnative. Ovviamente lo pneumatico che sarà più frenato sarà quello interno alla curva. Se ci sono domande, qua la classe A la vediamo anche nella variante sedan, in questo caso non è la versione AMG 35, che vediamo solo in variante hatchback, però anche questa nuova classe A sedan fa vedere sicuramente tutta la sua eleganza in questo allestimento. Vediamo qua l'Edition con questa colorazione bianco perlato davvero molto elegante, che si sposa bene con i cerchi in bronzo. Possiamo vedere anche, ovviamente per questa classe A, gli interni ospitano il nuovo sistema di infotainment MBUX. Facciamo vedere anche la parte posteriore, ovviamente qua il passo aumenta rispetto alla variante hatchback. Ci sono bocchette di aerazione per gli occupanti posteriori. E vi ricordiamo che sul nostro canale YouTube è presente un focus dettagliato e dedicato al sistema di infotainment MBUX. Ma passiamo adesso alla seconda novità presentata qui in anteprima esclusiva al Salone Internazionale di Parigi, ovvero la classe B. Classe B che riprende un po' le linee di una monovolume, le dimensioni rimangono quelle di una compatta di segmento C e le linee cambiano leggermente seguendo i nuovi canoni della stella a tre punte, introducendo anche i nuovi proiettori ottici, come possiamo vedere, che ricordano quelli della classe A e che sono stati introdotti con il nuovo corso stilistico di Mercedes dalla CLS in avanti. Facciamo vedere anche gli interni in questa colorazione bianca. Anche qui, ovviamente, troviamo il sistema di infotainment di cui abbiamo precedentemente parlato e ritroviamo anche tutta la classe e l'eleganza che ci si aspetta da una vettura di questo marchio. Facciamo anche un piccolo dettaglio sui multibeam LED, ricordiamo
sono i nuovi proiettori ottici full LED introdotti con l'arrivo della CLS, e sicuramente regalano una visibilità ottimale. Se ci sono domande, io vi ricordo che potete tranquillamente farcele qua nei commenti. Se no, passerei a una nuova novità, all'ultima novità, che è la nuova Mercedes GLE, ovvero l'evoluzione della vecchia ML, quindi l'ammiraglia SUV della casa tedesca. E si possiamo vedere che cambia praticamente tutto. Partendo anche dal motore, per quanto riguarda la GLE 450 4MATIC, è un 3 cilindri benzina da ben 367 cavalli. E come possiamo vedere, all'interno c'è anche un'evoluzione per quanto riguarda l'infotainment. Ovvero stiamo parlando dell'MBUX, quindi sempre il protocollo che abbiamo visto sulla classe A, con l'assistente vocale di Mercedes, richiamabile attraverso il comando Ehi Mercedes, ma qua le dimensioni crescono e crescono anche parecchio, perché passiamo a 12,3 pollici rispetto ai 10,2. Come potete vedere, questo si nota. Oltretutto mi piace molto il mix che c'è tra tecnologia e classe, come possiamo vedere anche le bocchette di areazione che adesso sono rettangolari e che trasmettono veramente un tono di eleganza all'abitacolo. Non mancano anche, come abbiamo visto sulla classe A, tutte le strisce LED che troviamo all'interno di tutto l'abitacolo e alcuni dettagli cromati che comunque regalano sempre un tono sportivo. Oltretutto, la nuova GLE integra anche alcune funzionalità specifiche per l'off-road e anche questi bellissimi fari multi-beam LED, con un'illuminazione davvero notevole. Ora oltretutto ci sono anche sospensioni pneumatiche Airmatic, che sicuramente su un SUV di queste dimensioni si fanno sentire. Oltretutto colgo l'occasione per salire a bordo della nuova GLE e vi faccio vedere questo grande schermo da 8 pollici, da 12,3 pollici. Sono due schermi da 12,3 pollici che inglobano tutte le informazioni della vettura, come possiamo vedere attraverso questi bottoni sul tunnel centrale. Poi potremo manovrare il sistema o agire anche sui controlli della vettura. Come stavo dicendo in precedenza, adesso attraverso questo selettore possiamo manovrare le sospensioni pneumatiche Airmatic e di conseguenza tutto l'assetto della vettura. Un optional davvero interessante e anche la possibilità di avere le marce ridotte, che comunque quando ci sono delle asperità importanti potrebbero sempre servire. Potrebbero servire anche quando deciderete di affrontare un percorso off-road con questo tipo di vettura. Spero che il problema di connessione sia stato risolto. Sfortunatamente qua, con una grande richiesta da parte di molti utenti, la connessione a internet è quella che è. E passerei a una grande novità di Mercedes per quest'anno, che è la EQC, che è una vettura completamente nuova,
dal design caratteristico, nuovo corso stilistico di Mercedes. Ed è la prima vettura a impatto zero, il primo SUV a impatto zero. Anche qua possiamo vedere il nuovo sistema di infotainment e questa firma che sicuramente è molto interessante perché ricorda un po' i modelli del passato, ricorda anche un po' la firma luminosa che abbiamo ritrovato sulle ultime Porsche. E che sicuramente è molto scenografica. Se ci sono domande, se no, continuerei una carrellata veloce sullo stand Mercedes. Vi farei anche vedere un'altra vettura interessante, che è questo concept della Smart 4 Two, creato per celebrare i 20 anni del marchio. Come possiamo vedere, ci sono delle grandi modifiche per quanto riguarda i proiettori ottici e anche ovviamente i pneumatici sono quelli di un concept, quindi hanno dimensioni davvero enormi. E possiamo vedere come anche all'interno ci siano dei piccoli cambiamenti, come per esempio quello del volante, davvero molto particolare. E anche all'esterno, al posteriore, cambiano i gruppi ottici. Come possiamo vedere anche nelle animazioni, ci sarà la particolarità di poter settare il gruppo in base alle esigenze. E vediamo anche una cosa molto interessante, ovvero le due bocchette di reazione con uno schermo all'interno. Ancora una carrellata. Oltretutto, vi ricordo che se ci sono domande potete farcele. Qua troviamo tutti i modelli più prestazionali del marchio, che abbiamo già avuto modo di vedere e di scoprire, come anche la nuova AMG GT 43, questa colorazione rossa molto sportiva. Possiamo andare a vedere anche all'interno, oltretutto dettaglio molto scenografico e di classe è l'assenza della carrozzeria sulla portiera, sulla parte alta della portiera. E sedili davvero molto contenitivi, molto sportivo. Infine vediamo l'AMG G63 che abbiamo scoperto allo scorso Salone di Ginevra con molti dettagli sportivi e allo stesso tempo un design mastodontico. Dunque, se non ci sono domande, io vi rimando al prossimo video dal Salone di Parigi. A dopo.